Hola Luciadores e belli de zio, benvoluti da Zeus, ben ritrovati dal vostro Silver, non spaventatevi, non ho combinato disastri, il video comincia così perché è solo un piccolo replay del punto dove eravamo quasi rimasti, perché non avendo potuto salvare ma avendo dovuto interrompere la registrazione, una piccola parte del gioco l'ho dovuta rifare, ma non temete, vedremo solo la boss fight contro Zeus e quanto ne seguirà, quindi direi che le manine sono calde, il vaso di Pandora, o perlomeno l'accesso al suddetto, lo stiamo di nuovo scoperchiando, quindi siamo pronti a menar le mani! E siccome noi mica ci stiamo a fare la figura dei terracottari, vero? No, quindi eccoci qui pronti a provare a sfidare l'indomito Zeus. Ok. Ok, così ci piace. Vai. Vai. Aia. Avrei preferito tu non mi colpissi, papino. Aio. No! Sì, fico. Oh, che ficata. Non mi aspettavo di poter... cioè, di potercela. Di potercela, sì, perché comunque sia il fatto stesso che era previsto dalla pressione del tasto cerchio... del tasto cerchio, buonanotte. Della levetta vuol dire che era fattibile. Però che ce l'avrei fatta, sinceramente, un altro paio di maniche. No! Si è girato, figlio... cioè figlio, più padre che figlio, però ok, aia, vai. No, mannaggia, ma lui si strunza, vai 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 vai, piglialo piglialo piglialo, ce la fai? Sì, dai dai, sì. Una. Perché? Non ho capito, però va bene, mi fido. Uno. Due. Tre. Sì! E wiwa! Aia, cazzarola, mi sono distratto con quelle cose che cadevano dal soffitto. Imbesuito che non sono altro. Ok. Vai. Io non ho capito se siamo effettivamente tipo invulnerabili, invincibili quando usiamo sta spada del menisco, però mi piace per come lo meniamo. Ok, vai. No. Via. No, ehi, sei odioso, ma parecchio odioso, eh. C'è della spocchia in te. Adesso te la tiri perché sei il babbo degli dèi. Ma io non darei molta importanza a questa cosa. Vediamo se... ma senti la potenza dell'orzo bimbo. Fra l'altro, aspetta un attimo. Vorrei provare... giusto così per roba. Ok, vediamo dove cazzarola va. Va nella direzione dove lo tiri. Bene, abbiamo scoperto l'assoluta inutilità di Gianni il ciclope. Bene, che bello, che gioia. Ci riproviamo subito scimitivolmente. Allora, siccome so che partirai con le armi che non mi interessano, vediamo di scarafotterti velocemente. Aia. Io, fra l'altro, non vi sto neanche a chiedere consigli, dritti su eventuali armi o tecniche da usare, perché mentre io sto girando questo video sul canale sto caricando ancora l'episodio 17, quindi sono avanti di una settimana, tipo. Sì, sto caricando, no, voi ve lo state vedendo più che io lo sto caricando. Ok, adoro quando riesco a dare una risposta e nessuno mi ha fatto nessuna domanda. Aio. Sono un po' irruento, lo so.
Ma perché scompari? Mi piace quando resti lì a buscarle e io riesco a dartene tante, tante in posti dove di solito non dovrei menartela. No, 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 no. Scartavetrami l'asino. No, ehi. Dove vai? Ecco, stai lì, stai lì. Quanto sei noioso. Fatti menare, che ti costa? No, ehi. Che poi come boss fight, no, appunto, non è difficilissima se si riesce a mantenersi un attimino concentrati. Cosa su cui io spesso e volentieri faccio difetto, specialmente dove sei. Ok, porca Eva, no, ehi, questa è cattiveria gratuita, eh. Allora, uno, due, tre. Ok, io ora stavo pensando. No, questo non gli fa assolutamente una minchia. Però questo sì. No, oh, 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 dov'hai? Che fai? Quando mai? Ok, vai, 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 vai. Menilo, menilo, menilo con tanta cattiveria, con tanta irruenza, con baldanza e ignoranza. Ok, vai. Non lo stordisci, Zeus, con questi non lo stordisci. Aio. Beh, una mia impressione, è diventato più forte, più veloce, più stronzoide e più bucolico. Vai, vai. Ma se io riesco a... Allora. Vediamo, eh. Porca Eva. No. Vai così. Ok. Vai così. Vai, 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 che ce l'abbiamo fatta. No, 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 sì. Botte, botte da Orbi. Botte come se fosse Giove. Questo dovrebbe far male. Ma potrebbe far male anche a me, aia. Bene, sì, meno inutile del tuo solito, brava figliola. Calpurnialo! Vai, vai che ce la fai, vai che ce la... Salta dentro, muori, crepa, schioppa! Compra un materasso da mastrota, fai qualcosa! Sì, meno inutile, dai, su! No, 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 no! No, è quello che vuole lui. Mollila. Scaraventila. Fottitene. Dai, dai. Per una volta nella tua patetica vita, non sbagliare. Sì, in effetti hai combinato più casini. Come hai fatto con la tua famiglia? Bravo, Kratos. So, finalmente hai capito. Volano botte, volano botte. Pandora's Box. Chi coglierà questa citazione avrà tutta la stima del Silver. Sapete che è una citazione tratta da uno dei miei giochi preferiti, eh? Potrei farci anche un contest sulla cosa. Oh, che bello. È ancora vivo Zeus. Il potere di uccidere un dio. Apri la scatola delle scuregge. No, è vuota. Ci avrei scommesso l'asino. Vuoto? Dopo tanto cercare, dopo gli enormi sacrifici,
Tutto si conclude in un insopportabile fallimento. In effetti questo fa girare un po' l'ostrega. Bene. Non abbiamo davvero ottenuto una minchia di nulla? Ma porca miseria. Divertentissimo. Da un lato me l'aspettavo, se devo essere sincero. Me l'aspettavo, perché io so essere pessimista su queste cose. Però dall'altro ho una mezza idea. Ok, esatto, qui c'è il punto di salvataggio e ne approfitteremo. E adesso siamo pronti per andare innanzitutto a sbirciare se qua è rimasto... No, beh, tanto oggetti, le armi le abbiamo sbloccate tutte, oggetti non se ne trovano, item curativi, robe simili. Gemme di un qualsivoglia tipo non ci interessano. Cioè gemme, io le chiamo gemme ma sono sempre i globi, non vogliatemene. Eccolo là, ciao Cicillo! Yuhu! Stai contemplando l'ira funesta... Avrò molto da fare dopo averti ucciso. Affrontami, padre. Chiudiamo la questione. Sì, figlio mio. È giunto il tempo. Again? Allora, l'arena adesso si fa in 3D. E noi buscheremo un sacco di zoccolate in fronte. Aia. Che tecnicamente dovrebbe rendere le cose più facili, ma non lo fa affatto. Au! Per puro caso ho saltato! Non ci voglio credere! Sì, vabbè, per una volta che faccio una cosa che va di culo, non crediate poi che la cosa possa proseguire in quella direzione. Che è? Sono arrivati i titani? È il Titanic? Oh, Gaia, ben ritrovata! Adesso sarà incazzata come la merda con me. Benissimo, aia. Quindi la boss fight finale... Eh beh, giusto, lei... Ah, quindi lei ha interesse a farci fuori entrambi? Ti ha tradito, Gaia. Forse avresti dovuto scegliere l'altro. Come hai fatto tu? Padre e figlio morranno insieme. E anche lo Spirito Santo, ma via. C'è qualcosa di scatologico in tutto ciò. Ah, ok. Siamo nel Silmil Merdachio. Vi ricordate quando inizio gioco? Più o meno da ste parti ho tentato di scassare il cuore di Gaia. Ecco, forse io che l'ho tentata casuale la stavo azzeccando al primo colpo. Veramente. Vai, vai, supera gli ostacoli come se nulla fodesse. Sì, sì, figo. Sì, come Bill. Ma tu pensa? E ora abbiamo l'arma per farlo fuori. E adesso cadrò di nuovo nel vuoto e avrà scena di nuovo la mia prima morte. Ah, proprio così easy, eh. No, qui dobbiamo usare l'arco. Eh sì, buonanotte. L'arco della buonanotte. La fine di Gaia non arriverà. L'han detto anche i Maya. Ok, trasmetto prima che mi arrivino anche dei sequestri di persona per i diritti d'autore. Ok, la posso colpire anche così. No, perché mi fido di più, eh. Ah. Call of Duty God of War Edition. Facciamo più danni dell'arco di Crisis.
Ma aspetta un attimo. Ah no, ok, non fa differenza l'arma allora. Tu, figlia della clorofilla, no, voglio usare... Sì, sono un genio. Voglio usare questi. Questi che mi sono piaciute sempre un sacco da quando ero bambino. Ancora sei qui. Mamma mia, quanto sei noioso. Ah, si, ti sduplichi? Aio. Ma se io uso tipo... Usebbi. Tu, figlio del tuono, ti faccio fuori in un lampo. Che se si lascia menare poi non è così, ma... Aspetta un po'. No, scusa, eh. Oh, scimunito! Quello si è ricaricato. Ne sono abbastanza sicuro. E si sduplica ulteriormente. Bene. Mi causi gioia, guarda, veramente. E fanculizzati, no, eh. E basta. Allora, aspetta. Andiamo con un filo di logica. Io non capisco più quale sia quello buono, quale sia quello banano. E basta. Vai, che lo stiamo scotennando di fulmini. Vai. Adesso ti meno io. Ho capito che non posso batterti, ma lo scopo sarebbe quello del gioco, sai? Ma perché mi ha cambiato di nuovo la... Fanculizzati. A causa del salvataggio ci scommetterai l'asino. Ok, va bene, proviamo così. Io non ho capito se questi globi blu valgono come gli altri. Ah no, con questo non gli facciamo una secchia di nulla, perfetto. Grazie per Atena e per Baco. Ah, adesso non scompari più, eh. Ma se tipo ti meno io a te. Che cosa stai facendo? Non riesco a capire nemmeno il suo i suoi attacchi, perché continua a cambiarli fondamentalmente. Cioè, più che gli attacchi, le movenze, perché gli attacchi sono quelli, poi si moltiplica, eccetera, eccetera. Io intanto, ok, devo aver caricato la spada dell'Olimpo e adesso dovrei avere anche di... Cioè, stai fermo un secondo. L'immensa gioia. Oh, basta! Cribbio, che rottura di palle. Ok. Via qua, Zeus. Oh, non sono riuscito a colpirlo una volta. Ho colpito qualsiasi cosa tranne lui. Anche perché il personaggio ha una sorta di lock automatico. Fastidiosissimo, ve lo garantisco. E questo inficia ancora una volta i controlli. Quanti cazzarola siete adesso? Ma se io faccio tipo una cosa del genere? Non puoi morire per una volta, farmi felice, papino, e morire per Natale. O devo andare avanti a combatterti finché il cuore di Gaia non sarà morto del tutto?
io non ho più magia, non ho più vita, non ho più niente, sono spossato. Ma non per questo mi arrenderò, sto solo pregando che non debba rifare tutto dall'inizio. Sì, bene. Ci sta, è la boss fight finale. Allora, facciamo che magari se mi ricordo... Ah, ma aspetta, che pinguino! Cioè, dopo mi devo ricordare di usarle. Quando lui ne evoca tanti, allora la cosa è figosissima da usare. Cerchiamo di risparmiare magia. Aio. Stiamo attenti alle spigolature, grazie. Ah, mi mandi via, vigliacco. Allora, in effetti, se noi riusciamo a colpire un po' il cuore di Gaia quando si illumina, questo ricarica la nostra di energia invece che ricaricare la sua. Che è una cosa che ci fa tremendamente piacere, ci rende la vita un po' più easy e soprattutto ci permette di preparare una splendida pasta alla carbonara. Aia, non è vero, stavo mentendo spudoratamente sulla pasta alla carbonara, ma credo che ve ne sarete accorti già per i fatti vostri. Ok, lasciamola menare, e questa è una cosa che ci dà tanta soddisfazione, perché se la meno io non la mena lui, lui rimane un po' più debole, io in teoria rimango un po' più forte, non è vero, mi sta picchiando tanto tantissimo di qualità. Sono il factotum della città, devo correre io da Gaia e la devo menala tanto. Ma niente, fatti fulminare, fregatene, ne può valer la pena. No, non ne vale più la pena. Ok, vai bello, menalo, picchialo, causagli tanto dolore. Sto sparando cose a caso perché sono in preda alla tensione più totale. Mi si stanno consumando i polsi, tutti 14. No, via, mollami la fornace qui. Lo voglio io. Ok, adesso mi incazzo e te meno male, ma ti violento l'asino, guarda. Questa la dedico anche al buon Zed, che è tanto che non sentiva citare l'asino e sarà contentissimo di sapere che l'asino per ora sta bene. Cosa sto facendo? Per l'amor di Dio, quanti sono? Aiuto! Ci sto capendo più niente, mi prude il naso. No, questa è cattiveria. Non so che arma ho equipaggiato. Gesù dei pony! Usa qualsiasi cosa, chi se ne... No, la devo usare io, la devo menare io. Menala, se no me la meno io, con lei. Vai. Ok, concatena tutto, non morire così. Che casino. Mi piace? No. Ma non perché non ci riesco, perché non ci sto capendo niente. Sì, piccoli passi avanti si ottengono quando si riesce a capire che appunto la che il grosso vantaggio lo si ottiene se si riesce a colpire appunto il cuore di Gaia al posto di Zeus, che non si ricarica lui, ti ricarichi tu. Sì, però allora forse questa è l'arma migliore da tenere, anche perché obiettivamente tutte le armi che ci sono state fornite fino ad ora nel gioco ci dicevano che ha il potere di uccidere un dio di qui, di là, di su, di giù, e soprattutto non ti fa beccare gli spigoli dei comodini coi mignoli di notte. Allora, questa essendo un'arma veloce, in effetti ricarica la vita, che è una manna dal cielo, perfetto. Però intanto se l'è ricaricata lui a parpasellanza estrema, però il problema è che quest'arma non stordisce, e Zeus ne approfitta parecchio di non stordisce, figlio di una buona... Oh, basta, e certo. Vi rendete conto di quanto male fate voi due messi insieme? Ma spippolati il culo. No, voglio io. Non ci sto capendo una mazza, ma va bene così. Sono convinto che sia una cosa buona e giusta, e quindi
lo faccio. Continuo a menare Zeus e chi per esso. Vai. Dagli dentro dei colpi di mirtillo. Non so più neanche dove sono. Non mi vedo più. Mi immaginavo in un posto migliore e invece sono qui a menare le mani nel ventre materno di madre natura con una divinità grande, grossa e bambossa. Oh boh. Dai, moltiplicati. Vai. Che se riusciamo a tenere alta la tensione e anche l'energia. Tiro vortice. Anche questa la capiranno in pochi, ma va bene così. Sto tirando fuori tutto il retro gaming che ho nel cervello. Che bello se non dovessi riuscire a farcela e dovessi piazzare un'altra dannatissima. Dove sono? Ok, vai. Mi stanno a menare da dietro, da davanti, dai lati e anche da Viterbo, credo. Vai, ok. Ce la possiamo fare. Se non sprechiamo la magia, la boss fight è fattibile. Ok, tienilo legato. Vai così, fa niente. Intanto se non si ricarica lui, vediamo se ce la facciamo a fargli tantissimo male. Io non so se sia una questione di energia proprio vera e propria di Zeus o se è una questione più che altro di resistenza finché il cuore di Gaia non sarà scarso a fottuto. Via, non so più dove sono, non ci sto capendo una mazza, una benemerita mazza. E nessuno lo può annegare. Io Zeus lo sto anche a menà, eh. Non mi venite a dire che non lo sto a menà perché... Lo meneno! Purca! Vai! Perforalo! In maniera dolorosa! No! Muorici, ti prego. Sono spossatissimo. Non ce la faccio più. Ho le mani distrutte. Vai. Sono sdrenato, veramente. Dagli sto cazzo di colpo di grazia. E non parliamone mai più. Oh. Grazie al cielo. Wow. Ok, ora posso dire che mi piace un po' di più, ma non perché l'ho sconfitto, ma perché effettivamente dopo un po' ho capito. Sono tardo, ma ce l'ho fatta. Ah. Mi sto domandando se basterà anche per vedere il finale quel poco di tempo che abbiamo. Boh. Ammesso che sia il finale, eh. Queste sono tutte le animelle che sono uscite dall'Ade, giusto? Ok. Allora, abbiamo un solo minuto di registrazione ancora fattibile. Allora, facciamo una cosa, ragazzuoli. Io lo so, è da psicopatici fare così, però non so quanto manca. Non posso tagliare quello che ci aspetta. Allora facciamo una cosina. Io pubblicherò i due video assieme, se dovesse esserci il finale subito dopo questa scena qui, perché presumo che dal cadavere di Zeus, se recuperiamo la spada, ci sia poco altro da aggiungere. Però il finale non so quanto possa durare. Pubblicherò i due video assieme. Qualora ci fosse il finale, lo vado a registrare subito e noi ci vediamo alla prossima, ok? Ciao! Ciao!